Come è noto, secondo uno degli assiomi della psicologia analitica, le immagini oniriche sono simboli da non prendere alla lettera. Occorre piuttosto presumere in esse un significato nascosto. L'idea arcaica di un simbolismo onirico ha provocato non solo la critica, ma anche una violenta opposizione. Tuttavia, il senso comune non trova nulla di straordinario nel fatto che il sogno abbia un significato e sia suscettibile di interpretazione. Con questo, infatti, viene enunciata una verità alquanto banale e in uso da millenni. Gli interpreti dei sogni caldei e egizi fanno ancora parte dei nostri ricordi scolastici. Sappiamo di Giuseppe che interpretò i sogni del faraone, di Daniele del sogno di Nabucodonosor, di Artemidoro e del suo libro dei sogni. Nei documenti scritti di tutti i tempi e di tutti i popoli si parla di importanti sogni profetici, di sogni funesti e di sogni di guarigione inviati dagli dèi. Quando un'opinione è così antica e così condivisa, deve avere un fondo di verità, cioè è psicologicamente vera. Per l'atteggiamento dello spirito moderno, riesce difficile concepire come un Dio esistente al di fuori di noi provochi il sogno, o che il sogno profetico predica il futuro. Ma ora, se noi proviamo a tradurre tutto ciò in un linguaggio psicologico, l'antica concezione suona già molto più chiara e, cioè, il sogno proviene da una parte dell'anima, a noi sconosciuta, e si occupa della preparazione dell'indomani e dei suoi avvenimenti. Secondo l'antica credenza, la divinità o il demone parla nel sonno in un linguaggio simbolico e l'interprete deve trovare la soluzione dell'enigma. Ciò vuol dire, tradotto in linguaggio moderno, che il sogno consiste in una serie di immagini in apparenza contraddittorie e assurde, ma esso contiene un patrimonio di idee che, tradotto, ha un chiaro significato. Qualora presupponessi nei miei lettori un'ignoranza assoluta circa l'analisi dei sogni, sarei costretto a provare quanto scritto in una molteplicità di esempi. Oggi di queste cose sono così conosciute che per riguardo al pubblico mi vedo indotto a procedere con una certa parsimonia nel trattare la casistica onirica, e in caso contrario correrei il rischio di annoiare. Un inconveniente particolare è costituito dall'impossibilità di narrare un sogno senza essere costretti a far seguito alla storia di ciò che è la base del sogno dell'analizzato, cioè il racconto di metà della sua vita. Ci sono, è vero, determinati sogni e motivi onirici tipici la cui interpretazione è almeno in apparenza semplice, qualora siano considerati dalla prospettiva del simbolo sessuale. Ci si può valere di questo modo di giudicare senza pervenire alla conclusione che anche l'argomento del sogno espresso in tali termini sia necessariamente di provenienza sessuale. Come è noto, il linguaggio dispone di un gran numero di metafore erotiche che vengono applicate ad argomenti che nulla hanno a che vedere con la sessualità. Ma all'inverso, il simbolismo sessuale non comporta affatto che il tema che di esso si avvale sia di natura erotica. La sessualità, nella veste di uno fra gli istinti più importanti, è il fondamento e la causa di innumerevoli emozioni, che come è noto influenzano il linguaggio nel modo più persistente. Le emozioni, però, non possono essere identificate con la sessualità, in quanto è possibile che esse scaturiscano da svariate situazioni, racchiudenti un conflitto. Per esempio anche l'istinto di conservazione è fonte di molte emozioni. Molte immagini oniriche hanno, a dire il vero, un aspetto sessuale oppure sono l'espressione di conflitti erotici. Ciò traspare in particolar modo nel motivo dell'atto di violenza. Così, nei sogni erotici delle donne ricorre spesso il tema dello scassinatore, del brigante, dell'assassino e dell'omicida sessuale. Questo tema dispone di infinite varianti. L'arma omicida può essere una lancia, una spada, un pugnale, una rivoltella, un cannone, un idrante, un annaffiatoio. E l'atto di violenza può consistere in uno scasso, un inseguimento, un furto. Oppure a volte si tratta di qualcuno nascosto nell'armadio o sotto il letto. Altre volte il pericolo è rappresentato da animali selvaggi. Per esempio da un cavallo che getta a terra la protagonista del sogno con un calcio nel ventre, o da un leone, da una tigre, da un elefante che leva minaccioso la proboscide, e da serpenti o infinite varianti. Ora il serpente si insinua strisciando nella bocca della dormiente, ora rimorde il seno, come nell'episodio di Cleopatra, ora si compiace di rappresentare la parte del serpente del paradiso terrestre, ora le variazioni di Franz Stack,
nelle quali i serpenti hanno i nomi significativi di vizio, peccato e voluttà. Alquanto complicato il sogno seguente di una giovane donna. Vede l'arco di trionfo di Costantino dinanzi al quale vi è un cannone. A destra c'è un uccello, a sinistra un uomo. Dalla bocca del cannone sfolgora un colpo, il proiettile colpisce la donna e le va a finire in tasca, nel portamonete. Qui si ferma. La giovane tiene il portamonete come se dentro vi fosse qualcosa di molto prezioso. L'immagine si dilegua ed essa altro non vede che la bocca del cannone sulla quale sta il motto di Costantino. Inox signo vinces. Il simbolismo sessuale di questo sogno è sufficientemente manifesto per giustificare lo stupore indignato delle anime candide. Se per avventura conoscenze di questo genere costituiscono realmente una novità per colui che ha il sogno, assumendo in tal modo il significato di compensazione che colmi una lacuna dell'orientamento cosciente, il sogno è allora praticamente interpretato. Se però tale interpretazione è familiare al sognatore stesso, allora ha solo il significato di una ripetizione di cui ci sfugge la finalità. In altri termini, sogni emotivi onirici di questo genere o di genere affine o possono, per così dire, ripetersi in serie senza che, sempre secondo questo modo di vedere, sia possibile ravvisare in essi qualcosa di diverso da ciò che conosciamo a sazietà. Una posizione del genere porta quindi facilmente a quella monotonia di interpretazioni lamentata dallo stesso Freud. In un caso come questo è giustificabile il sospetto che il simbolismo sessuale, come qualunque modo di dire, venga utilizzato come linguaggio onirico. Canis panem somniat, piscator pisces. Il cane sogna il pane, il pescatore i pesci. Anche il linguaggio onirico finisce con il degradare il gergo. Si ha, è vero, un'eccezione quando un motivo onirico o tutto un sogno si ripetono perché non interpretati esattamente. In questo caso sarebbe importante, ai fini dell'orientamento della coscienza, riconoscere la compensazione espressa da quel motivo o da quel sogno. Nel caso che abbiamo dinanzi, si tratta sicuramente di semplice ignoranza o di rimozione. In pratica ci si potrebbe quindi contentare del significato sessuale, senza addentrarci in tutte le sottigliezze del simbolismo che potrebbero offrirci ulteriori ragguagli. La chiusa del sogno, in hoc signo vinces, addita un significato più profondo. Questo stadio potrebbe però essere raggiunto solo nel caso che colei che ha avuto il sogno fosse divenuta consapevole al punto da ammettere l'esistenza di un conflitto erotico. Questi pochi cenni sulla natura simbolica del sogno possono bastare. Qui noi dobbiamo tener conto del simbolismo onirico come di un fatto compiuto, per riguardare adesso con la serietà e l'ammirazione dovute. Desta invero meraviglia il fatto che nell'attività psichica cosciente si erga un prodotto dello spirito che obbedisce apparentemente a leggi e a finalità del tutto diverse da quelle che essa segue e persegue. Donde viene che i sogni sono simbolici? Cioè a dire, donde proviene siffatta capacità di rappresentare per simboli? Della quale pure noi, per quel che pare, non siamo in grado di scoprire traccia del nostro pensare cosciente. Consideriamo il problema un po' più da vicino. Noi prendiamo un'idea iniziale o superiore, come anche la si può chiamare, e senza pensare ad essa ogni istante, guidati solamente da un senso di orientamento, teniamo dieta ad una serie di idee singole, tutte in rapporto fra di loro. In ciò non vi è nulla di simbolico, eppure tutto il nostro pensare cosciente si svolge secondo questo esempio tipico. Se tenendo dietro ad un ragionamento serrato, ad esempio la soluzione di un problema difficile, esaminiamo più da presso il nostro pensare, ci avvediamo a un tratto che noi pensiamo con parole, che nel pensare con intensità cominciamo a dialogare con noi stessi e che all'occasione mettiamo persino per iscritto il problema. Non ne facciamo il disegno per venirne del tutto a capo. Chi ha vissuto a lungo in un paese straniero avrà sicuramente notato di aver cominciato, dopo qualche tempo, a pensare nella lingua di quel paese. Un ragionamento molto serrato si svolge più o meno in forma verbale, come cioè se lo si volesse esporre, renderne edotto o convincerne qualcuno. Esso si rivolge manifestamente nel tutto verso l'esterno. Secondo questo criterio, il pensare indirizzato o logico è un pensare la realtà, un pensare cioè che si adatta alla realtà, e attraverso il quale, in altri termini, imitiamo la successione delle cose obiettive e reali, in modo che le immagini sfilano nella nostra mente nel medesimo ordine rigorosamente causale degli avvenimenti che si verificano fuori di essa. Noi chiamiamo ciò anche pensare all'attenzione indirizzata.
Questo pensare ha inoltre la caratteristica di stancarci e per questa ragione di essere messo in funzione solo di tanto in tanto. Tutto il nostro lavoro vitale così dispendioso consiste nell'adattamento all'ambiente. Il pensare indirizzato fa parte di questo adattamento. Il linguaggio biologico esso è semplicemente un processo psichico di assimilazione che, come ogni lavoro vitale, lascia dietro di sé uno stato adeguato di esaurimento. La materia con la quale pensiamo è il linguaggio, è concetto verbale, qualcosa che da tempo immemorabile ha costituito una facciata, è un ponte e che ha una sola ragion d'essere, quella cioè di servire alla comunicazione. Fino a che il nostro pensare è indirizzato, noi pensiamo per altri e parliamo ad altri. In origine il linguaggio fu un sistema di suoni emotivi e imitativi, esprimenti terrore, paura, ira, amore, eccetera. Suoni riproducenti i rumori degli elementi, lo scrosciare, il gorgogliare dell'acqua, il rombo del tuono, il mugghio del vento, i gridi degli animali e così via. E infine suoni che rappresentano una combinazione tra il suono percepito e quello della reazione emotiva ad esso. D'altronde, anche le lingue moderne conservano ancora in gran numero esidui onomatopeici, ad esempio suoni per rendere il movimento dell'acqua. Rauschen, Rieslen, Rinnen, Rush, River, Ruscello, e così via. Così, in origine il linguaggio è essenzialmente solo un sistema di segni o di simboli, che designano accadimenti reali o la loro eco nell'anima umana. Consentiamo in pieno con Anatoly Franz, allorché dice: che cos'è pensare? E come si pensa? Noi pensiamo con parole, solo questo è sensuale e riconduce alla natura. Riflettete un po'. Per edificare il suo sistema nel mondo, un metafisico ha a disposizione solo il grido perfezionato delle scimmie e dei canti. Ciò che egli chiama speculazione profonda e metodo trascendente consiste nel mettere assieme un ordine arbitrario, le onomatopee, e nelle foreste primitive gridavano la fame, la paura e l'amore, alle quali a poco si sono annessi significati che si credono astratti quando sono usati senza coesione. Non abbiate timore che questa successione di gridi fiochi e affievoliti che compongono un libro di filosofia ci dica troppe cose sull'universo, a segno che noi non possiamo continuare a viverci. Così, anche se fossimo i pensatori più isolati e più lontani dal mondo, il nostro pensare indirizzato è solo il primo stadio di un grido di richiamo ai compagni, per avvertirli di aver trovato acqua fresca, di aver ucciso un orso, dell'approssimarsi in una tempesta o nell'aggirarsi di lupi attorno all'accampamento. Un appropriato paradosso di Abelardo, la cui intuizione coglie tutta la limitatezza umana del complicato lavoro del nostro pensiero, suona: il linguaggio è generato dall'intelletto e genera a sua volta l'intelletto. Quindi, per quanto astratto possa essere un sistema filosofico, è solo una combinazione sommariamente ingegnosa di suoni naturali primitivi. Di qui l'ardente desiderio che uno Schopenhauer o un Nietzsche avevano d'essere compresi e apprezzati. Di qui la disperazione e l'amarezza della loro solitudine. Avremmo forse ragione di attenderci che un uomo di genio possa pascersi della grandezza del suo proprio pensiero e rinunciare al plauso a buon mercato della moltitudine da lui disprezzata. Invece egli soggiace al potente impulso dell'istinto gregario. Le sue ricerche, le sue scoperte, il grido del suo cuore sono irrecusabilmente destinati al gregge e bisogna che questo li oda. Ho affermato poc'anzi che il pensare indirizzato è una realtà, un pensare con parole, e ho addotto come prova la spirituosa testimonianza di Anatoly Franz. Ciò potrebbe facilmente originare un malinteso e indurre a credere che effettivamente il pensare indirizzato si riduca senz'altro ad una questione di parole, ma questo sarebbe andare oltre il segno. Per linguaggio va inteso qualcosa di molto più ampio della lingua parlata, semplice emanazione del pensiero formulato e comunicabile. Altrimenti la capacità di pensare del sordomuto dovrebbe essere limitata all'estremo, il che non è, dato che egli, quantunque non conosca la lingua parlata, ha pur tuttavia il suo linguaggio. Storicamente parlando, questo linguaggio di idee o di altri termini, questo pensare indirizzato discende direttamente da parole primitive. Un'altra conseguenza importante di questa cooperazione tra mutamento fonetico e mutamento semantico consiste nel fatto che a poco un gran numero di parole perdono completamente il significato concreto e sensuale che avevano in origine.
per trasformarsi in segni che stanno per concetti generali e servono ad esprimere le funzioni apercettive di rapporto e di raffronto e i loro prodotti. In questo modo si sviluppa il pensiero astratto, che è impossibile al di fuori del mutamento semantico che ne costituisce il fondamento, è esso stesso una risultante di quella interazione psichica e psicofisica dei quali consta l'evoluzione del linguaggio. L'identità tra linguaggio e pensiero non è ammessa da Judith, dato che ad esempio il medesimo fatto psichico può in lingue diverse essere espresso in modi diversi. Judith, che deduce l'esistenza di un pensare al di sopra del linguaggio, ed è fuori di dubbio che esso esiste realmente, sia che lo si chiami come Hermann, ipologico, o come Jodl, sopralinguistico. Solo che non è un pensare logico. Le mie vedute in proposito concordano con le interessanti osservazioni di Baldwin, che riproduco testualmente. Il passaggio dal sistema di idee costituente i preliminari del giudizio a quello del giudizio stesso è esattamente il medesimo che ha luogo da un sapere che ha una sanzione sociale a un sapere che di questa può fare a meno. I concetti adoperati nel giudizio sono quelli che la sanzione da parte dei rapporti sociali ha già perfezionato in via preliminare nei suoi presupposti e nelle sue implicazioni. In questo modo, il giudizio personale addestrato nei metodi dell'espressione sociale e consolidato ad opera dell'interazione nel mondo sociale, proietta di nuovo il suo contenuto in questo mondo. In altri termini, la base di ogni movimento che porta all'asserzione del giudizio individuale, livello a partire dal quale nuove esperienze possono essere utilizzate, è già socializzata ad ogni istante. Ed è precisamente questo movimento che noi riconosciamo nel risultato di fatto sotto forma di sentimento di conformità o di particolarità sinnomica del contenuto, che trova allora la sua espressione. Come avremo modo di vedere in seguito, il pensiero si sviluppa essenzialmente attraverso un metodo che comporta tentativi, errori e esperimenti, e secondo il quale si utilizzano certi contenuti come se avessero realmente un valore superiore a quello che fino a quel momento era stato loro attribuito. Il singolo è costretto a servirsi delle sue vecchie idee, delle sue salde conoscenze, dei suoi giudizi logici per innalzare le sue nuove ingegnose costruzioni. Egli svolge i suoi pensieri schematicamente, come noi diciamo, o problematicamente, come si dice in logica, vale a dire in determinate condizioni, disgiuntivamente. Egli proietta nel mondo un'opinione che è ancora la sua personale, come se fosse vera. Questo è il procedimento secondo il quale si svolge ogni scoperta, che per contro, dal punto di vista linguistico, fa sempre uso del linguaggio comune e si serve sempre di idee già incorporate nella prassi sociale e convenzionale. Questo sperimentare fa progredire a un tempo il pensiero e il linguaggio. Il linguaggio dunque si sviluppa esattamente come il pensiero, senza mai perdere il suo riferimento sinnomico o biarticolato. Il suo significato è personale quanto sociale. Il linguaggio è il registro della tradizione, la testimonianza delle conquiste della stirpe, il deposito di tutte le acquisizioni ottenute ad opera del genio individuale. Il sistema dei modelli sociali formato in tal modo riflette i procedimenti di giudizio della stirpe e diviene a sua volta la scuola ove le nuove generazioni si addestrano al giudizio stesso. La parte di gran lunga più importante dell'addestramento dell'io, attraverso la quale le stravaganze delle reazioni personali di fronte a fatti e alle immagini sono ricondotte alla solidità della base del sano giudizio, ha luogo come l'utilizzazione del linguaggio. Il fanciullo, quando parla, sottopone al mondo indicazioni nell'intento di fissare un significato generale e comune. L'accoglienza che gli viene fatta ratifica o rigetta la sua proposta. In entrambi i casi egli ne trarrà un insegnamento. Il tentativo successivo compiuto dal fanciullo prenderà le mosse da un grado di conoscenza nel quale il nuovo elemento sarà più facilmente convertibile nella moneta corrente della relazione effettiva. Ciò che qui merita particolare considerazione non è tanto l'esatto meccanismo dello scambio, si tratta invero di una conversione secondaria, ma attraverso il quale si perviene a questo guadagno, quanto all'addestramento del giudizio, per mezzo del suo impiego continuo. In ogni caso particolare il giudizio efficace è anche il giudizio comune. A questo punto il nostro intento è dimostrare come questo giudizio si ottiene con lo sviluppo di una funzione la cui origine è direttamente ad hoc, che porta dritto a quella sperimentazione sociale grazie alla quale è favorita, parimenti, l'educazione alle attitudini sociali, vale a dire la funzione del linguaggio. Perciò, riassumendo quanto qui siamo venuti dicendo,
È nel linguaggio che noi possediamo lo strumento tangibile, reale e storico dell'evoluzione e della conservazione del significato psichico. Il linguaggio fornisce una testimonianza pertinente e adduce la prova della concordanza tra il giudizio sociale e quello personale. Attraverso il linguaggio, il significato sinnomico, giudicato, appropriato, diviene sociale e come tale viene generalizzato e riconosciuto. Le argomentazioni di Baldwin, qui su riportate, sottolineano diffusamente la dipendenza del pensiero dal linguaggio, il che è della massima importanza, sia sotto l'aspetto soggettivo che endopsichico, sia sotto l'aspetto oggettivo o sociale. A segno che in realtà viene fatto di domandarci se tutto sommato Mommler, così drasticamente scettico nei riguardi dell'autonomia del pensare, non avesse ragione di opinare che il pensare e il linguaggio è null'altro. Baldwin si esprime con maggiore cautela, maggior riserva, ma in sostanza molto chiaramente a favore del primato del linguaggio. Il pensare indirizzato, o come potremmo anche denominarlo, il pensare con parole, è manifestamente lo strumento della cultura. E non andiamo errati quando diciamo che il poderoso lavoro educativo che i secoli hanno accordato al pensare indirizzato, svincolandolo appunto in maniera originale dalla sfera individuale soggettiva, per condurlo in quella sociale oggettiva, ha costretto lo spirito umano a un lavoro di adattamento, al quale dobbiamo l'empirismo e la tecnica moderni, fenomeni assolutamente inediti nella storia del mondo e ignoti ai secoli precedenti. Già più di una volta spiriti curiosi sono stati indotti a chiedersi perché mai la conoscenza profonda, che in fatto di matematica, di meccanica e di fisica, si avevano nel mondo antico, congiunte con un'abilità artistica senza pari, non fossero mai utilizzate per far progredire i primi rudimenti di tecnica già noti, ad esempio i principi delle macchine semplici, al di là di un gioco di pura curiosità, sino ad una vera tecnica, nel senso moderno della parola. A ciò possiamo rispondere solo che, eccezion fatta per pochi spiriti eminenti, agli antichi faceva totalmente difetto la capacità di seguire con interesse le trasformazioni della materia inanimata in modo da poter riprodurre artificiosamente i processi naturali. Solo così essi avrebbero potuto dominare la forza della natura. Agli antichi mancava l'allenamento al pensare indirizzato. Il segreto dell'evoluzione della cultura sta nella mobilità e nella dislocabilità dell'energia psichica. Il pensare indirizzato della nostra epoca è un'acquisizione più o meno recente, del tutto ignota all'età precedenti. Arriviamo così ad un'altra domanda. Che cos'è che avviene quando non indirizziamo il nostro pensiero? La risposta è che in questo caso al nostro pensare fa difetto la rappresentazione superiore e il senso orientamento che da esso emana. Non costringiamo più i nostri pensieri a seguire un determinato binario, ma li lasciamo fluire, fluttuare, sprofondare e risalire secondo il loro proprio peso. Secondo Quelpe, il pensare è una sorta di atto interiore della volontà, la cui assenza porta di necessità ad un gioco automatico delle rappresentazioni. James considera il pensare non indirizzato a pensare puramente associativo, come la forma più comune. Ma a questo proposito egli dice: il nostro pensare consta in gran parte di serie di immagini delle quali una trae seco l'altra, in una sorta di fantasticheria spontanea della quale con tutta probabilità sono provvisti anche gli animali superiori. Ciò nonostante, questo modo di pensare porta a conclusioni razionali sia di ordine pratico che di ordine teoretico. Di regola, gli elementi riuniti casualmente in questo genere di pensare incontrollato sono dati concreti empirici e per niente affatto astrazioni. Possiamo integrare la definizione di James aggiungendo che questo pensare non comporta fatica, si distacca dalla realtà per perdersi in fantasie concernenti il passato e il futuro. A questo punto ha fine il pensare formulato con parole, le immagini si serrano alle immagini, i sentimenti ai sentimenti in successione ininterrotta. È sempre più chiaramente emergente una tendenza volta a creare e a disporsi ogni cosa non secondo i dettami della realtà, ma come noi forse vagheggeremmo che fosse. Come è naturale, solo il passato, con le sue immagini intessute di rimembranze, può fornire la materia ad un siffatto pensare stornato dalla realtà. Il linguaggio comune chiama sogni questa maniera di pensare. Chiunque si osservi attentamente dovrà convenire sulla pertinenza del termine invalso nel linguaggio comune. Quasi ogni giorno noi possiamo fare l'esperienza di come, nell'addormentarci, le nostre fantasie si intreccino
e si inseriscano nei nostri sogni, al punto che il divario tra sogni del giorno e sogni della notte finisce col non essere più tanto rilevante. Esistono dunque due forme di pensare: il pensare indirizzato e il sognare o il fantasticare. Il primo, operando con gli elementi del linguaggio, serve a comunicare ed è faticoso e sfibrante. Il secondo, per contro, opera senza sforzo, spontaneamente potremmo dire, con contenuti già belli e pronti e guidati da motivi inconsci. Il primo crea acquisizioni nuove, adattamenti, imita la realtà e cerca di influire su di essa. Il secondo invece volge le spalle alla realtà, mette in libertà tendenze soggettive ed è, per quel che concerne l'adattamento, improduttivo. Ho accennato dinanzi al fatto che la storia mostra come il pensare indirizzato non è stato sempre voluto come nell'epoca attuale. Ai nostri giorni l'esperienza più cospicua del pensare indirizzato è la scienza e la tecnica, che di essa si nutre. L'una e l'altra sono debitrici della loro esistenza unicamente ad un'energetica educazione del pensare indirizzato. Nell'epoca però, nella quale solo pochi precursori della cultura odierna come Petrarca principiarono ad accostarsi alla natura con lo spirito di comprensione, esisteva un equivalente della nostra scienza, cioè la scolastica, che attingeva i suoi argomenti dalle fantasie del passato, ma accordava allo spirito la disciplina dialettica del pensare indirizzato. L'unico successo che poteva ridere al pensatore consisteva nella vittoria retorica delle dispute e non in una visibile trasformazione della realtà. Gli argomenti del pensare erano sovente sorprendentemente fantastici. Così, ad esempio, si discutevano questioni come queste: quanti angeli troverebbero posto sulla punta di un ago? O se Cristo avrebbe potuto compiere la sua opera di redenzione se fosse venuto al mondo sotto forma di pisello? Il fatto che abbiano potuto essere impostati problemi come questi, cui si allaccia il problema metafisico in generale, vale a dire la possibilità di conoscere l'inconoscibile, mostra di quale specie particolare fosse quello spirito, capace di creazioni di questo genere che, per noi, costituiscono il colmo dell'assurdità. Nietzsche, però, ha intravisto cosa si celasse dietro questo fenomeno, allorché parla della magnifica tensione dello spirito creata dal Medioevo. Sotto l'aspetto storico, la scolastica, nel cui spirito lavoravano uomini di capacità intellettuale di prim'ordine come Tommaso d'Aquino, Tanz Scoto, Abelardo, Guglielmo d'Ockham e altri, è la madre del moderno spirito scientifico, e le età da venire verranno chiaramente come dove la scolastica continui a fornire anche la scienza d'oggi correnti profonde che la vivificano. Essa è per natura ginnastica dialettica, che ha procurato al simbolo verbale, cioè alla parola, un significato veramente assoluto, di modo che la parola stessa finì con l'acquistare quella sostanzialità che il mondo antico nel suo estinguersi aveva potuto conferire al suo logos, solo attribuendogli un valore mistico. La grande impresa della scolastica consistette nell'aver fornito alla funzione intellettuale le basi di una solida coesione, condizio sine qua non dello spirito scientifico e della tecnica moderni. Man mano che procediamo a ritroso nel corso della storia, riscontriamo che ciò che noi oggi chiamiamo scienza si dissolve in un'indeterminatezza nebulosa. Lo spirito creatore della cultura è occupato incessantemente a spogliare l'esperienza di tutto ciò che è soggettivo e ad escogitare le formule che esprimano nel modo migliore e più acconcio la natura e le sue forze. Sarebbe ridicola e ingiustificata presunzione voler supporre che noi siamo più energici e più intellettuali degli uomini dell'antichità. Semmai sia cresciuta la materia del nostro sapere, non la nostra intelligenza. Questa è la ragione per cui, di fronte a idee nuove, noi siamo gretti e inetti, esattamente come gli uomini dei periodi più oscuri nell'antichità. Ci siamo arricchiti di sapere, ma non di saggezza. Il centro di gravità si è spostato interamente verso la realtà materiale. Il mondo antico propendeva per un mondo di pensare più vicino al tipo immaginativo. Tutto nello spirito antico è ancora pervaso di mitologia. Nonostante la filosofia e l'avvio dato alle scienze naturali avessero già svolto inequivocabilmente un lavoro di chiarificazione. Purtroppo a scuola riceviamo un'idea troppo misera della ricchezza e della straordinaria vitalità della mitologia greca. Tutta la forza creativa che l'uomo moderno riserva nella scienza e nella tecnica all'uomo dell'antichità la consacrava nella mitologia. Questo impulso creativo spiega i mutamenti sconcertanti, le caleidoscopiche metamorfosi, i raggruppamenti sincretistici, il continuo ringiovanire dei miti nella sfera della cultura greca. Ci muoviamo in un mondo di fantasie
che, dandosi poco pensiero ad adattamento esterno delle cose, scaturiscono di una sorgente interiore e generano forme cangianti, ora plastiche, ora fantasmagoriche. Questa attività dello spirito della prima antichità era un lavoro artistico per eccellenza. La meta del suo interesse sembra essere stata non intendere nel modo più oggettivo ed esatto possibile il come del mondo reale, ma di adattarlo esteticamente a fantasie e aspettative soggettive. Tra gli uomini dell'antichità, pochissimi conobbero il freddo e la delusione che l'idea di infinito di Giordano Bruno e le scoperte di Keplero hanno arrecato ai moderni. Nel suo candore la remota antichità vedeva nel sole il grande padre del cielo e della terra, e nella luna la madre feconda. Ogni cosa aveva il suo demone, era cioè animata da pari dell'uomo o del fratello di questi, l'animale. Di ogni cosa si faceva una rappresentazione antropomorfa e teriomorfa, uomo o animale. Persino al disco solare venivano attribuiti ali o piedi, per dare un'idea del suo movimento. Così ebbe origine un'immagine dell'universo molto lontana dalla realtà, ma in perfetto accordo con le fantasie soggettive. Non è certo necessario addurre prove circostanziate per dimostrare la grande rassomiglianza esistente tra questo modo di pensare e quello del fanciullo. Questi anima le sue bambole e in genere i suoi giocattoli, e quando è dotato di immaginazione non è difficile vedere che egli vive in un mondo di favola. Come sappiamo, anche il sogno presenta un pensare dello stesso genere. I materiali più eterogenei vi sono riuniti senza tenere in alcun conto lo stato reale delle cose. Al posto della realtà subentra un mondo di impossibilità. Queste riflessioni ci inducono a tracciare un parallelo tra il pensiero mitologico dell'antichità e il pensare analogo che riscontriamo nei fanciulli, nei primitivi e nel sogno. Questo nesso logico non ci è estraneo. L'abbiamo appreso dall'anatomia comparata dell'ontogenesi, che ci mostrano come struttura e funzione del corpo umano risultano da una serie di trasformazioni embrionali che corrispondono a trasformazioni analoghe nella filogenesi. Con ciò viene a essere giustificata la supposizione circa la corrispondenza esistente anche in psicologia tra ontogenesi e filogenesi. Di conseguenza, il pensare infantile, al pari del pensare nel sogno, sarebbero dunque qualcosa come la ricapitolazione dei precedenti stadi di sviluppo. Degna di nota è la posizione adottata da Nietzsche a questo riguardo all'inizio di Umano, troppo umano. Nel sonno, come nel sogno, rifacciamo da capo a fondo il compito dell'umanità che fu prima di noi. Intendo dire come ancora oggi l'umanità trae nel sogno le sue conclusioni, così per molti secoli ha tratto ugualmente le sue conclusioni allo stato di veglia. Allo spirito bastava e passava per verità la prima causa che gli balenasse dentro, per spiegare ciò che aveva bisogno di essere spiegato. Nel sogno continua ad agire in noi questo antichissimo frammento della natura umana, giacché esso è fondamento sul quale si sviluppa e continua ancora a svilupparsi in ogni uomo la ragione superiore. Il sogno ci riporta indietro verso remote condizioni della civiltà umana e mette a nostra disposizione uno strumento per comprenderle meglio. Se il pensare onirico ci riesce oggi così facile, è perché siamo stati ben addestrati durante immensi periodi dell'evoluzione dell'umanità. Per questo il sogno è una ricreazione per il cervello, che di giorno deve soddisfare le severe esigenze del pensiero, così come sono imposte da una civiltà superiore. Da questi precedenti possiamo rilevare con quanto ritardo si sono sviluppati il più rigoroso pensare logico e una severa disamina delle cause e degli effetti, dal momento che ancora oggi le nostre funzioni razionali e intellettive riprendono involontariamente le forme primitive di ragionamento, e noi trascorriamo pressoché la metà della nostra vita in questa condizione. A questo punto si impone la domanda: qual è la natura di queste fantasie? I poeti ci hanno detto molte cose in merito, la scienza un po' meno. Solo l'esperienza dello psicoterapeuta ha gettato un po' di luce sull'argomento. Essa ci ha mostrato come le fantasie si svolgano secondo cicli tipici. Il babbuziente fantastica di se stesso come di un grande oratore. Di ciò Demostene ha fatto una realtà grazie alla sua indomabile energia. Il povero fantastica di essere milionario, il fanciullo di essere adulto. L'oppresso impegna combattimenti vittoriosi con l'oppressore, l'incapace si tormenta o si diletta con l'accarezzare i progetti ambiziosi. Le fantasie hanno una funzione di compensazione. Ma dove le fantasie traggono il loro materiale? Come per esempio scegliamo una fantasia tipica della pubertà,
Un giovane posto dinanzi alla grande incertezza circa il suo futuro destino, trasferisce mercé l'immaginazione della sua insicurezza nel passato e dice a se stesso: «Ecco, se io adesso non fossi il figlio dei miei genitori, ma di un conte nobile e ricco, e fossi stato semplicemente allevato dai genitori adottivi, un giorno arriverebbero di certo una carrozza d'oro e il signor conte mi prenderebbe con sé per condurmi in un magnifico castello». E così di seguito, come in una favola di Grimm, che le mamme usano raccontare ai loro bimbi. Nel fanciullo normale la cosa rimane allo stato di idea fugace, che tosto svanisce nell'oblio. Ma vi fu un tempo, e cioè nel mondo della civiltà antica, nel quale alla fantasia si riconosceva la dignità di verità legittima. Gli eroi, ricordo Romolo e Remo, Mosè, Semiramide e molti altri, erano trovatelli smarriti dai loro veri genitori. Altri sono figli diretti degli dei, e le famiglie nobili derivano dal loro albero genealogico, da eroi e dai dei. E come indica questo esempio, le fantasie degli uomini moderni sono in fondo solo una ripetizione di una vecchia credenza popolare, che ebbe in origine la più ampia diffusione. La fantasia dell'ambizione sceglie quindi, tra le altre cose, una forma classica e che un tempo aveva effettiva validità. Lo stesso vale per certe fantasie erotiche. All'inizio del libro abbiamo fatto menzione di sogni che trattano dell'atto di violenza sessuale, il brigante che penetra in una casa e vi perpetua qualcosa di pericoloso. Anche questo è un tema mitologico che certamente trovò più di una volta rispondenza nella realtà. A prescindere totalmente dal fatto che il ratto delle donne costituiva nei tempi preistorici un avvenimento normale, anche in epoche di civiltà esso divenne argomento di mitologia. Basta pensare al ratto di Persefone, di Deneira, di Europa, delle Sabine. Né dobbiamo dimenticare che anche i nostri giorni esistono in diversi paesi consuetudini nuziali che ricordano l'antica pratica del ratto. Si potrebbe addurre numerosi esempi di questo genere. Tutti proverebbero la stessa cosa, vale a dire che quella che per noi è una fantasia sotterranea, un tempo era manifestata apertamente. Ciò che in noi affiora nei sogni e nelle fantasie un tempo era comune e cosciente, o convinzione comune. Ma ciò che per l'addietro aveva una forza siffatta, ciò che per l'addietro poteva costituire la sfera di vita spirituale di un popolo altamente evoluto, non può essere sparito totalmente dall'anima umana nel giro di poche generazioni. Non dobbiamo dimenticare che dall'epoca in cui splendeva la cultura greca sono passate solamente circa 80 generazioni. E che cosa sono 80 generazioni? Si riducono ad un lasso di tempo impercettibile, se lo paragoniamo al periodo che ci separa dall'uomo di Neanderthal o da Hindenburg. A questo proposito vorrei ricordare le acute osservazioni del grande storico Guglielmo Ferrero. È credenza diffusa che quanto più l'uomo si allontana nel tempo, più lo si ritiene diverso da noi nelle idee e nei sentimenti, che la psicologia dell'umanità muti di secolo in secolo, come la moda o la letteratura. Perciò non appena nella storia un po' antica ci imbattiamo in un'istituzione, un'usanza, una legge, una credenza un po' differente da quelle che vediamo tutti i giorni, andiamo alla ricerca di ogni sorta di spiegazioni complicate, le quali nella più parte dei casi si riducono a frasi dal significato non molto preciso. Orbene, l'uomo non cambia così rapidamente. La sua psicologia resta in fondo la stessa, e se la sua cultura varia di molto da un'epoca all'altra, nemmeno questo muterà il funzionamento del suo spirito. Le leggi fondamentali dello spirito restano le stesse, perlomeno per i brevi periodi storici a noi noti. Inoltre, quasi tutti i fenomeni, anche i più strani, devono poter essere spiegati attraverso quelle leggi comuni dello spirito la cui esistenza possiamo verificare in noi stessi. A questo modo di vedere, lo psicologo deve dare la sua adesione incondizionata. Certo, dalla nostra civiltà sono sparite le fallagogie dionisiache dell'Atene classica e i misteri degli dei ctonici. Così è avvenuto per le rappresentazioni teriomorfe della divinità eccezional fatta per alcuni residui come la colomba, l'agnello e il gallo che adorna i nostri campanili. Tutto questo non toglie però che nella nostra infanzia attraversiamo un periodo nel quale il pensare e il sentire arcaico palesano la loro presenza e che durante tutta la nostra vita possediamo, accanto al pensare indirizzato e adattato frutto di recente acquisizione, un pensiero fantastico che corrisponde a stati mentali arcaici. Come il nostro corpo conserva ancora in molti organi i residui delle antiche funzioni e di antiche condizioni, così il nostro spirito, che pure nel suo sviluppo ha sorpassato apparentemente quelle tendenze arcaiche istintive,
porta ancora i segni caratteristici dell'evoluzione percorsa e ripete il remoto passato almeno nei sogni e nelle fantasie. La questione dove vengano allo spirito le tendenze e le capacità di esprimersi con simboli ha portato a distinguere due forme del pensare: il pensare indirizzato e adattato e il pensare soggettivo messo in funzione da moti interiori.